Passa da Gela un pezzo della via Francigena di Sicilia che un gruppo di studiosi ha riportato alla luce. Grazie alla sinergia tra Cantiere Gela, la Casa del Volontariato e la piccola Casa della Divina Misericordia, la città gelese ha offerto ospitalità a 10 pellegrini in cammino già da alcuni giorni. Con la collaborazione della Proloco Gela e dell'Associazione Geloi Triskelion si getteranno le basi per segnare tramite apposita segnaletica il percorso litoraneo della via Francigena che passa da Gela e il supporto logistiche pellegrini. Il gruppo dei camminatori della via Francigena di Sicilia è stato accolto ieri dai volontari della comunità urbana di Cantiere Gela ed è stato ospitato per una notte presso la Casa della Divina Misericordia. Un pellegrinaggio che si può chiamare cammino, nasce da lontano, abbiamo eseguito tutta una fase di studio su quelle che potevano essere le tratte che dal Medioevo, noi abbiamo deciso di occuparci di questa fase storica, venivano percorse da viandanti nella viabilità normale, regolare. Su queste strade ci passava chiunque, ci passano i pellegrini, ci passano i soldati, ci passano i mercanti e Gela è nel periodo medievale, quando si chiama Eraclea, un punto molto forte e importante della viabilità siciliana. Ognuno di noi ha motivazioni differenti, in particolare per me che sono siciliana e mi sono dovuta allontanare da questa terra, riscoprire la mia terra e far conoscerne le bellezze e non solamente le cose brutte che si sanno in giro, ma soprattutto riscoprire la storia e le storie delle sue genti. Ti arricchisce dal punto di vista culturale, ma ti arricchisce dal punto di vista anche spirituale. Due anni fa abbiamo dato supporto per aprire cammini francigeni e inserire Gela in questo percorso, ospitando una signora francese, Isabel, che ha fatto un po' da apripista in questo percorso e nel tempo abbiamo cercato di incentivare questa iniziativa inserendo la nostra città, conosciuta soprattutto anche per la sua storia medievale e quindi rientrando in quei percorsi che appunto realizzati nella fase medievale. La Casa del Volontariato insieme alla Casa della Divina Misericordia, insieme a Cantiere Gela, continua a costruire quelle reti che sono necessarie per qualsiasi progetto di sviluppo. È interessantissimo il percorso di riscoperta della via Francigena in Sicilia e può segnare un tassello. Noi abbiamo la necessità urgente di passare da una politica degli ombrellini a una politica delle progettualità per costruire insieme alla città, insieme alle associazioni, insieme ai cittadini di questo territorio un futuro possibile. Quello di recuperare la storia, addirittura così antica e così importante e così pregnante, è quello che a noi fa crescere in consapevolezza e nel recupero identitario. Le vie francigene sono delle vie che si ritrovano in tutta Europa, erano tutte vie che portavano ai luoghi santi e in particolare alla Terra Santa, per quanto ci riguarda, è Roma.